posso offrirti? E lui risponde: solo amore. Anche qui era l'ingresso in una casa. Sì. Perché la casa è lì, la casa è lì. Enrico Kelly? Sì, per i sufi il corpo è la tomba dell'anima, e infatti i sufi della confraternita proprio di Rumi, che sono appunto gli ervici danzanti, danzano con una sorta di turbante in testa, non è un turbante, è una sorta di cappello cilindrico in testa che rappresenta metaforicamente il coperchio del sepolcro. E loro danzano e vorticosamente fino a che si stordiscono, diventano ebri, ma non è l'ebbrezza prodotta dall'alcol, è l'ebbrezza prodotta dall'uscir fuori da questo sepolcro, da questa prigione, e permettere in questo modo allo spirito, a Dio, di entrare e di abitare quel corpo che altrimenti, come dice Rumi, è distrutto senza di te. Quindi tutta questa poesia è una poesia, è un'ode a Dio, un'ode al divino, un'ode allo spirito, e è una poesia d'amore allo stesso senso, ma non è una poesia d'amore rivolta a una donna o a un'altra persona, è proprio rivolta al rapporto con Dio. Carlo Prinzhofer? Quello che dice il professor Kelly, veramente un'estasi mistica anche nella, come diceva, ricordava Tony, anche nel cristianesimo, nella religione cattolica ci sono queste punte altissime di estasi mistiche. Sì, qui entrare nella casa sembra quasi come se lui fosse chiamato a un'opera di missionario, quindi questo forse io, è quello io ribadisco che qua quindi l'amore che questa, per io, la trasmissione dell'amore di Dio agli io altri. Ribadisco che ai vaganti di notte è la dedica giusta per questa dedica ai vaganti di notte, perché, perché secondo me vedete che a me quello che interessa è quando Rumi, che sicuramente non conosceva Eraclito, certo, almeno credo, per quanto mondo, ma c'è un fil rouge che li lega per quanto perché... No, sai perché mi viene in mente? Perché sono loro quelli che traducono il greco quando noi l'abbiamo dimenticato. Alcuni quindi non è detto che non lo conoscesse. Non è detto affatto che non lo conoscesse. Tanto è vero che è da loro, dalla cittadina di Arrabbia, arrivano i manoscritti che vanno a Massilio Ficino e che poi da lì, poi tra questi c'era il simposio. Dimmi, Andrea Damiani, professore di matematica. Non è una costruzione così diversa da quella di un libro della Bibbia. È molto simile, quindi su questo dovremmo anche riflettere. Le origini più intime sono comuni anche fra religioni che potrebbero sembrare diverse e fra popoli che potrebbero sembrare così diversi, ma siccome qui c'è l'intimo di ognuno di noi, perché la nostra origine comune è la stessa, forse certe differenze non sono originarie, ma sono nate dopo, nei secoli. Diciamo così, che sono nate dai fondamentalisti che dividono, forza, perché l'Islam era tutt'altra cosa, poi è arrivato il fondamentalismo e è cambiato completamente. Che mi lascia... Ogni goccia di sangue che sgorga da me dice alla tua polvere. La polvere si ferisce a se stesso? Cioè la polvere che... E l'uomo è polvere perché Dio l'ha creato dalla polvere e polvere ritornerà. Lo dice anche Anassimandro, sì, mi pare, sembrava... no? Nel greco, che dice ogni cosa nasce dalla polvere, gli esseri nascono dalla polvere e si evolvono, soffrono e poi ritornano nella polvere. Questa polvere che cos'è? Guarda che lo dice anche Eraclito. Gli uomini vanno incontro a destini di morte e fanno figli che vanno incontro a destini di morte. Ecco, allora la polvere è l'uomo. Sì. E la tua polvere è la polvere tua riferita a Dio. È perché l'ha fatta lui. Allora, l'ha fatta lui. Ogni goccia di sangue che sgorga da me dice la tua polvere. Ho il colore del tuo amore. Certo. Sono il fedele della tua passione. Cioè, secondo me è il poeta che parla a se stesso. Guardate, allora, diceva Federica Criscuoli, ogni goccia di sangue che sgorga da me, dice alla tua polvere. Dice alla tua polvere, è il suo sangue che parla. Io il colore del tuo amore, Dio. Io sono il fedele della tua passione. E lui si sta parlando. Sì. È l'uomo che Garamo, parla. Che è successo? Sto ascoltando. No, sto ascoltando, mi piaceva. Ascoltare, mi piaceva pure quella cosa che avete detto, un po' mi ero rivisto un po', quella cosa che avete detto quando bussò alla porta. Cristo, sì. Sì. No, che spesso... Uno aspetta che viene una persona che gli viene a portare una bella notizia, invece bussa una porta e dice: signore, cosa vuoi? Ci vuoi 100 euro al mese, trovo una bella enciclopedia sui rappresentanti. Poverini che vanno aiutati, Perché per esempio io ho molta, sapete, veramente molta compassione per tutti quelli che lavorano nei call center, compassione nel senso proprio, credetemi, buono del tempo. Ma anche chi fa la vendita, un lavoro molto, io stavo facendo una battuta, lavoro molto difficile, chi fa la vendita molto porta duro, a porta tutti ci rispondono veramente male. È una cosa molto dura. E poi vendi da porta a porta. Ma c'è ancora. Enrico?
È così incolmabile, è così tormentata questa distanza fra lui e colui che vaga nella notte, a tal punto che quando dice entra nella casa, amato, io la lascerò. Quindi non c'è possibilità di... Se lui non entra nella casa, aspetta, guardate. Contatto. Entra nella tua casa o io la lascerò. Se tu non entri, io dovrò lasciarla. Proprio perché la casa... È il corpo. È il corpo, è Dio, sei tu. Se Dio arriva, il corpo diventa divinizzato. Se Dio non arriva... Comunque, direttore, a proposito della... Come dice Paolo Andreocci? Qui c'è la tensione verso l'unità con Dio. Sì. Qui non c'è nemmeno la metafora dell'amore terreno. Qui questa ode è squisitamente spirituale. C'è quella tensione che alcuni sono riusciti ad avere. Adesso mi è venuto in mente Allai, uno dei primi grandi, che riesce ad avere questa unità con Dio, tanto che, dice, ebbi in visione Dio e gli chiesi chi sei, e lui mi rispose tu. Cioè è diventata la stessa cosa. Qui c'è quella stessa tensione. Ma mentre in altre liriche che abbiamo incontrato altre volte, ormai mi sono appassionato a queste liriche persiane perché le abbiamo incontrate spesso, in altre le abbiamo incontrate altre volte, c'era un gioco di metafore tra l'amore terreno, e nel caso di Rumi era molto spesso maschile, anche se lui era sposato, ha avuto dei figli, ma i suoi grandi amori erano maschili. C'era questa metafora tra amore terreno e amore per il divino. In questo caso mi pare esclusivamente amore di Dio. Sì, sono d'accordo. Io devo dire che un sapiente cerca di passare le soglie della conoscenza, quindi entrare sempre, sempre nel mondo sufi, entrare nella profondità assoluta, e ci sono i guardiani della soglia, no? È consentito il passaggio solo a Kedzer, che sarebbe Al-Khidr nel Corano, l'equivalente del Cristo. Allora dice, sei tu Kedzer? E lui risponde, sono Kedzer. Allora loro dicono, se tu sei Kedzer puoi entrare. Solo che purtroppo Allah fu crocifisso però per questo. Non si può vedere. Allah fu crocifisso. Fu crocifisso per questo. Non soltanto fu crocifisso, Fu torturato. Dieci anni di prigione, torturato, poi tagliato mani e piedi, isso. E siccome gli è arrivato l'ordine di ucciderlo perché ancora non moriva, però i soldati che lo guardavano si erano stancati, se ne erano andati, lo lasciarono una notte intera a soffrire. Quindi voglio dire, vedete che quando poi arriva il fondamentalismo è spaventoso, mettiamolo ben presente. Solo questo, che il volto di Dio non si può vedere, e noi lo possiamo però vedere lo stesso, nel volto degli altri. Perché quando... Se qualcuno ci... sì, perché... Ogni tanto. Dio, già è tanto Dio, vederlo nel corpo. È facile amare Dio perché è eterno amore, bellezza, è già perfezione. Tanto, sì, guardano però, gli altri. Guardiamolo gli altri, che è difficile amare l'altro. Ma già è difficile amare il partner per trovare il divino in lui. Figurarsi a trovarlo, per esempio, alcuni lo trovano nei lebbrosi. Ecco. Come sappiamo che ci sono testimonianze che sono reali. Tutto questo mi porta... Allah, scusate, mi è venuto in mente un altro verso di Allah, è bellissimo. Dai. Che dice, se vedete me, vedete lui, L maiuscola. Sì. Se vedete lui, vedete noi. Bella. Bravo Allah. Bravo a Riverberto. Se vedete me, vedete lui. Se vedete lui, vedete noi. Bellissimo. Beh, la stessa frase del Vangelo quando dice, dove vi hai incontrato? Io non ti ho visto, Signore, dove? E dice, quando tu hai aiutato questo fratello che era piagato, allora mi hai visto. E anche Cristo fu crocifisso, infatti. Infatti. Sono le cose terribili che dicono alcuni, che mettono paura e scatenano la violenza. Eh sì, perché quando tu capisci che il divino e lo tramuti è in tutti noi, non puoi più umiliare le persone, non puoi più non soccorrere gli ammalati, no? È evidente. Non puoi nemmeno più uccidere gli animali con cattiveria, e cambia completamente. E quindi ecco il rifiuto, ed ecco perché chi dice queste cose poi alla fine, ma simbolicamente. Alla base di tutto c'è il fatto che chi ha il potere non vuole sentirsi dire che il suo potere in realtà non vale. Fra due minuti vedremo il libro di Enrico Cheli, la nuova opera. Che non è quello. No, ne ho scritto un altro. No, ma voglio dire, ma guardate il titolo, io l'ho preso per sbaglio, voglio dire. Ma è sì, ciò che sei. Perfettamente in tono col mio libro. Ma è veramente impressionante. È veramente impressionante, percorsi di consapevolezza. Guardate, giuro che è stato un mio errore. Qui, vabbè, i libri che sono qui esposti sono tutti libri della mia libreria, però della mia biblioteca, però
È incredibile. Esattamente, potrebbe essere il sottotitolo del mio libro. Sì, ciò che sei. Allora, percorsi di consapevolezza, ne vediamo fra due minuti, ci entriamo. Prima voglio il mago Eldin, per gentilezza, vieni, per dare anche un attimo di respiro. Direttore, brevemente, oggi tenterò un esperimento di equilibrismo. Dai. Ho bisogno di una sigaretta. E, gentilmente, Paolo, poi... Sì. Gentilmente... Sigarette che non bisogna fumare. No, le tengo qui per... Bellezza. Per il mago Bellezza. Tenterò un esperimento di equilibrismo. Allora, mi avvalgo di una carta da gioco. Attenzione. Sì. Così. Sì. Sì. Voilà. Questo fa parte anche della forza di gravità. Però pensate ad un attimo, un momento, senza la forza di gravità, che cosa potrebbe succedere? Perché? Oddio! Attenzione. Voilà, questa la fumo io, Paolo. Ma da un mago si dà qualcosa, poi scompare. Ci stavo proprio...